E voilà ragazzi, come sempre Travis chi parla, e oggi sono qui tornato con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 per portarvi un gameplay con l'MX Garand, che è stato potenziato come l'HG40, come l'FFR che vi ho già portato. E quindi ho deciso di portarvi anche l'MX Garand, che è l'ultima arma potenziata dall'aggiornamento e l'ultima arma che ho alla fine del mercato nero, perché poi non ne posseggo altre. Allora ragazzi, siamo su Combine, che non è una mappa proprio ideale per il Garand, però non è detto, insomma dipende da come gira la partita, da come giocano gli avversari, se sono molto aggressivi, no, se sono un po' più, diciamo, sulla loro, sullo spawn loro, può essere utile il Garand. Comunque non ci interessa, lo scopo della partita è solo farvi vedere com'è stato potenziato. Ovviamente vi dico i dati che sono stati resi pubblici, insomma, è stata potenziata la velocità di ricarica, l'hip fire, ovvero la precisione quando si spara senza mirare, quindi entrano più colpi quando si spara senza mirare, e entrano meglio i colpi, quindi è stato reso più preciso anche mirando, quindi entrano più colpi anche quando si mira, cosa di cui io mi ero un po' lamentato all'inizio quando l'ho trovato, perché mi ero accorto che a volte io centravo il nemico ma i colpi non si sa perché non entravano, raga. Invece adesso entrano una meraviglia, e se trovo un nemico ve lo faccio anche vedere. Ecco, vedete, insomma, io lo sto usando con i caricatori orientati. No, merda, l'ho ciccato, raga. Va bene, prendiamoci B. Lo sto usando, dicevo, con i caricatori aumentati, perché non essendo una persona estremamente precisa, insomma, non posso permettermi... No, raga! Oddio, mi sono salvato! Non si sa come, ma mi sono salvato. Ok, torniamo indietro. Questi sono molto, molto aggressivi, cioè... Oh, porca puttana! Oh, con tutto il caricatore non ho ammazzato nessuno, lol. Il problema è capire... Ma raga, ma l'ho preso con due colpi! Nonostante sto problema dei caricatori, vedete neanche in hipfire come sono entrati bene i colpi. Nonostante i caricatori, il problema dei caricatori, che non potete ricaricare quando vi va, con 12 colpi andate tranquilli, anche perché se avete una pistolina come secondaria va benissimo. Sto sempre più rendendo conto che non è mappa per quest'arma, veramente. Però noi ci proviamo comunque. Porca puttana, il fucile a pompa, ma perché non te lo ficchi su per il culo? Cosa fa questo? Ecco. Cioè, guarda dove stanno, guarda dove stanno, guarda dove cazzo stanno! Mo però li staniamo, a me non me ne frega un cazzo, cioè. Guarda questo, madonna mia, mamma mia, non li sopporto più, ve lo giuro. Mamma mia, raga, una bella tripla, così ci voleva. Mamma mia, che culo. Mamma mia, che culo, raga. Ho tirato la grazia appunto perché c'era uno dietro. Ok, va bene, il primo site finisce così. Va benissimo, va benissimo. E ci manca, credo, una kill all'UAV, più o meno. Vediamo di prendere il Bright, raga. Una volta reso UAV contrattacco è abbastanza semplice, perché hai gli assist dell'UAV e del contrattacco insieme, quindi ti si accumulano i punti e ti servono tipo 4 kill per prendere il Wright, cioè niente di che. Ok, UAV. Buono così, almeno abbiamo un'idea di dove cazzo siano. No, no, non ci provare, ok. Merda, fatemi rimanere qui perché c'è il rombo di tono del cazzo. Ah, anche se è alleato, raga. Oh mio Dio, ora ne entra uno da qui. No, 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 no. Cioè, ma come cazzo fai? Rompi i coglioni così tanto, Dio santo. Si è venuto a riparare dal rombo di tuono. Ma vaffanculo, dai. Oh, ma porca troia. Ma vaffanculo, va. Dai, oh. È uno scherzo, raga. È uno scherzo tutto per non farmi prendere il cazzo di Bright. Eccolo qui, la bella stordente, perché loro così giocano. Grandi, grandi, grandi. Ovviamente sbucano due, ne sbucano. Cazzo, se l'ho preso. Ah, oddio, che collo. Oh, madonna, andate tutti a fanculo, madonna. Vi odio tutti, cazzo. Li odio tutti, cazzo. Oddio, ma perché dovete usare le stun? Madonna, perché dovete usare le stun ogni volta? Io giuro che sto sclerando e basta, perché mi fanno incazzare le lobby così.
Gente ritardata di merda che gioca solamente col fucile a pompa e le stun. Fucile a pompa e stun, fucile a pompa e stun. Basta, non sanno fare nient'altro. E tu sei l'impotente che non puoi fare un cazzo perché ormai ti hanno stunnato. Cioè, cosa vuoi fare? Non è che puoi fare molto. Ora però io li vado a prendere da qui. Indovinate che cosa mi ha ucciso. Indovinate che cosa mi ha ucciso. Oh, un fucile a pompa. Ora provo a registrare un video e sono tutti. Guarda quello, guarda quello, guarda quello. Vaffanculo, muori. No, raga. Cioè, è assurdo, è assurdo. È veramente assurdo quello che... No, come ho finito i colpi? Uè, uè, uè. Ok. Fanculo, ormai non me ne frega più un cazzo manco di chiamare le streak. Guarda quest'altro! Oh mio Dio, ma cos'è sto gioco? Che cazzo è sto gioco? La merda, raga. È la merda. Guarda questo, ho fatto anche un collateral, cazzo. Non so neanche io come, perché non l'ho visto. Va bene. Vabbè, fucile a pompa, va bene, fucile a pompa. Va bene, vieni qui col fucile a pompa, vieni. Vieni. Vieni, porca puttana troia. Oddio, non l'ho preso, cioè secondo il gioco io non l'ho preso. No, raga, no. Do it marker, giustamente, perché l'arma dovrebbe uccidere in due colpi. Cioè, dietro e davanti ce l'avevo. Dietro e davanti, dietro e davanti. Cazzo. Non ci sto capendo un cazzo io in questa partita. Voglio solamente, madonna, vendicarmi. Per far capire a sti stronzi che cazzo comanda. Cioè, vabbè, dai, oh. Cioè, vabbè, dai, oh. Sanno solo killare in maniera di merda. Vabbè, raga, vabbè, dai. Almeno la vinciamo la partita. Ho visto sul cazzo anche vincerla. Ma dove vado, da cazzo? Vaffanculo. Guarda, guarda. Ecco come giocano loro. Ecco come cazzo giocano loro. Vaffanculo, merda umana. Vaffanculo, merda umana. Vabbè, raga, cioè io veramente non ho... non ho parole. Non ho parole, scusate per lo scleno, ma veramente tanto è inutile che faccio un'altra partita. Sto sclerato perché ogni partita... Cioè, guarda, giocavano tutti col fucile a pompa. Pare ha fatto apposta, ma erano un gruppo, no? Vedete, non erano un gruppo. Ah, sì, tre erano di un gruppo, ecco perché. Ecco perché ora si spiega tutto. Ora si spiega tutto. Cioè, ora si spiega veramente tutto. Erano tutti un gruppo che usavano il fucile a pompa. Cioè, ma che cazzo. Poi il bello non è solo il fucile a pompa, solo le stun e le macchine da guerra. Cioè, proprio lo schifo. Questa partita è il ritratto dello schifo di Call of Duty. Poi ognuno è libero di giocare come vuole. Ovviamente, raga, gli insulti e le cose sono sempre a livello di gioco. Non è che sono incazzato veramente con quella persona lì. Cioè, ognuno, se le armi ci sono nel gioco, si devono usare, nel senso. Anch'io ho giocato con i fucili a pompa quando dovevo fare la Dark Matter, per esempio. Quindi vabbè, non fate caso ai miei scleri, erano solo scleri a livello di gioco. Comunque ragazzi, anche se il video è stato uno schifo e non avete visto niente di quello che volevo farvi vedere, ovvero volevo farvi vedere una bella partita dove chiamavo il Wright, dove giocavo bene col Garand, non è successo. Non so se per la mappa o per i giocatori, ma penso più per i giocatori. Mamma mia, quittiamo da sta lobby. Vabbè ragazzi, io spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci becchiamo domani con un prossimo video. Qui da Travis è tutto e bella ragazzi.